Ti è mai capitato questo? Non chiudi. Vabbè, in questo caso basta solo mettere un po' a posto. Ecco, è a posto, vediamo un po'. Benissimo, ma ti posso garantire che non devi accontentarti solo di questo. Il tuo cassetto di strofinaci o canovacci o asciugapiati, qua a Genova lo chiamano piccagita. Come lo chiami tu? Comunque vorrei parlare oggi di questo nostro grande alleato della nostra cucina, dell'organizzazione della nostra casa, che tante volte viene trascurato. Mio nome è Rosy e io sono una professional organizer. Vorrei farti vedere un modo semplice di tenere il tuo cassetto di strofinaci bello da vedere, ma soprattutto pratico da utilizzare, in modo che tu veda tutto quello che hai dentro, faccia un giro di tutto quello che hai e nello stesso tempo di tenerlo sempre molto organizzato. Vieni con me. Qua io ho due strofinaci di misure diverse. E in questo caso qua io farò una semplice piega normale, poi un'altra piega in questo senso e lo piego così. Se tu hai un cassetto bello alto, basta fare un'altra piega e ecco. E ce l'hai il tuo strofinaccio nella piega perfetta da mettere nel cassetto. Se invece tu hai un cassetto come nel mio caso, non tanto alto, io faccio due pieghe, una e due. E così ho la prima, cioè il primo strofinaccio piegato e lo metto da parte. Questo qua, come è un leggermente più largo di questo e se facesse la stessa piega verrebbe diverso. Io farò un'altra piega in modo di lasciarlo della stessa misura di questo qua. Uno dice, va bene, ma anche se passa un po' non fa niente. Certo, non fa niente, però anche l'occhio vuole la sua parte. Se possiamo trovare un modo di lasciarli tutti piegati nella stessa misura. È certo che il cassetto viene anche più piacevole da guardare. In questo caso io prendo il canovaccio, faccio la piega normale qua e in questo caso io lo giro così perché posso anche avere un'idea della misura che io lo voglio. Quindi lo prendo qua, lo porto in mezzo. Poi prendo l'altra parte e porti in avanti. Così vedete che è un pochettino leggermente più largo ancora, invece così viene proprio la stessa misura. E una volta fatto questo, io lo piego in mezzo e ancora una volta per tenere l'altezza del cassetto. E così io ho tutti e due nella stessa misura. Adesso vi faccio vedere come metterlo nel cassetto in modo ordinato che ogni volta che ti serve tu sai esattamente quello che vuoi prendere e farai anche un bel giro di tutte le strofinacce che hai nel cassetto. E qui è il cassetto con tutti gli strofinacci e lo vai a accomodare in questo modo. Spero che ti sia piaciuto questo video, che ti sia stato utile e se ti è piaciuto, manda quella tua amica che si dimentica sempre di restituirti i tuoi strofinacci. Ma se sei tu quella che si dimentica di restituire gli strofinacci, approfitta questo tempo di organizzazione e metti da parte tutti quelli che sono da restituire.
Approfitta e lascia qua nei commenti se c'è qualche altro tipo di organizzazione, un'altra stanza della casa, un altro cassetto che ti piacerebbe vedere, altri suggerimenti. Io sarò molto contenta di farti vedere quello che lasciate scritto qua sotto. Vi mando un bacio e vi aspetto nel prossimo video.